Zanelli e Celeschi. Dal 1978, Movimento Terra, costruzioni in cemento armato, ristrutturazione e realizzazione di edifici civili e industriali. Può rivolgerti a noi anche per la lavorazione dell'acciaio per strutture in cemento armato, coperture di abitazioni, tetti e solai in legno, ponteggi, bonifica amianto e trasporto autorizzato di materiale da discarica. Ci trovi a Cervara, in via Cante 1B, Zanelli e Celeschi. Qualità e sicurezza. Mattone dopo mattone. Perché la festa è tutta del Massamartana. Scendiamo in campo per fare gol e vincere contro i debiti. Sono più di 13 anni che portiamo i cittadini alla vittoria. Siamo difensori, ma diventiamo grandi attaccanti per fare gol contro il debito. La nostra è una squadra allenata per vincere. Vesti la maglia vincente, quella di ufficio emergenza debiti. Torna a vivere. Affidati all'ufficio emergenza debiti. Simo Service, dal 1997, competenza, qualità ed affidabilità nella gestione della sicurezza stradale. Forti della nostra esperienza, siamo in grado di proporre un'offerta ampia e diversificata di servizi in grado di rispondere a tutte le esigenze dei nostri clienti, dalla fase di consulenza e analisi iniziale fino alla consegna del progetto finito. Operiamo su tutto il territorio nazionale nel rispetto della sicurezza nostra ed altrui, grazie alla profonda conoscenza della normativa e dei requisiti tecnici dei capitolati ANAS. La nostra forza è il lavoro di squadra. Competenza e professionalità al servizio della sicurezza stradale. Al Comunale Polchi Laurenzi, i padroni di casa dell'Ama Calcio ospitano l'Atletico BMG. Esordio casalingo per Riccardo Caporale, arrivato a guidare le filiali bianconeri dopo l'esonero di Mister Borgo. In campo dal primo minuto anche i nuovi acquisti Bernardini e Cano. Anche nell'undici ospite esordio tre paia di Davide Borsellini, fresco acquisto operato dall'ISR Cipreti. Terna arbitrale tutta fulignata, direttore di gara Samuele Ottaviani, assistente di linea Pietro Benedetti e Andrea Silvioli. Primo lampo verde e blu a 2 minuti dall'inizio, Proietti ci prova di prima intenzione dal limite dell'area, palla sul fondo. Pronta la risposta dell'Amia che assale all'area avversaria battendo 4 calci d'angolo consecutivi e riuscendo infine a scardinare la porta avversaria con Lignani. Senza marcatura in area piccola, trova il colpo vincente e segue il vantaggio al minuto 8. Ancora Lama 2 minuti più tardi, Bartolcini dalla destra sul primo palo per Bartolucci che di esterno deve in direzione di Cano, il numero 11 cerca la coordinazione con cui la rete, il palo salva Borsellini. C'è solo l'11 bianconero in questi primi 20 minuti, al 18° arriva il raddoppio, Cano mette un pallone morbido sulla lunetta, Di Mauro cerca l'appoggio di testa per Borsellini in uscita, ma tra loro si infila veloce Bartolucci che con un tocco sotto scavalca l'estremo difensore e mette la sua firma sul raddoppio. L'Atletico BMG prova ad agire, ma la costruzione del gioco è confusionaria. L'unico tiro si registra al 43° minuto. Azione insistita sul fronte centrale. Proietti cerca lo scambio con Sciacca che in qualche modo riesce a restituire palla. Conclusione di prima intenzione che lambisce il palo. L'arbitro manda tutti a bere un tè caldo con il Lama in vantaggio per 2-0. La partita cambia volto nella seconda frazione di gioco. Gli ospiti spingono per aprire la gara e già al decimo c'è la prima occasione. Cross dalla sinistra, Paciotti al volo, Petricci intercetta la traiettoria e libera l'area. Al 12° espulso Carbonaro per protesta direttamente dalla panchina del Lama. Nuovo a fondo BMG al 17°, Paletta sciabola centrale, Valentini in tuffo trova la pronta reazione di Mariangeli che respinge l'assalto. Gli ospiti accorciano le distanze al 28°, fallo laterale, Canavese prolunga di testa, Paciotti scivolata, trova il tappo in vincente, firma l'inizio della rimonta. Al 34° Mariangeli è di nuovo protagonista, intervento di piede a deviare in angolo la conclusione a botta sicura di Proietti. Il pericolo per il Lama corre ancora sulla linea del fallo laterale, Mirzala pesca Canavese in aria, torre del numero 10 che scavalca l'estremo difensore e termina oltre la linea di porta, risultato di nuovo in parità. Lama alle corde incapace di reagire, subisce l'assalto che nei minuti di recupero conclude la sua rimonta. Al 46° Mariangeli sbaglia la rimessa dal fondo, Sciacca con questa palla, brucia il difensore avversario e segna la rete del definitivo di Baltone. Prima del fischio finale c'è tempo ancora per l'espulsione di Volpi che lascia il Lama in 10 uomini. L'Atletico BMG conquista 3 punti preziosi e lascia il Lama impantanato in una pericolosa zona retrocessione. La rimonta si festeggia in campo e non solo, dagli spalti arrivano le immagini del vicepresidente Stefano Fabiani che mostra i muscoli necessari per ribaltare partite così. Tutto vero, ma questa è una vittoria straordinaria perché insomma eravamo sotto di 2-0, in 45 minuti abbiamo fatto 3 gol ed è stato sinceramente un monologo dall'inizio alla fine del secondo tempo. Poi il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo fatto 2 errori, però oggi definisco questa, ripeto, una prestazione incredibilmente positiva perché là sappiamo che campo è. Però è finita qui, adesso noi abbiamo la testa già su un'altra cosa, perché mercoledì giochiamo questa finale, però
complimenti a tutti, perché è stata veramente una vittoria fantastica. È molto semplice, se avete visto la partita abbiamo perso due giocatori importanti, stiamo giocando senza 6-7 giocatori, non è un alibi, ma ogni domenica ho trovato una situazione abbastanza complessa e perdiamo giocatori su giocatori, non ne abbiamo, domenica abbiamo anche 4 squalificati, quindi non arriveremo neanche a 11. Non è questo il problema, che una partita così non la puoi perdere. Al di là di tutte le difficoltà, sul 2-0 meritavamo meritatamente il secondo tempo, alla fine ce l'aspettavamo questa pressione anche per fisicità, per il valore dell'avversario. Ovviamente se andiamo a analizzare i gol sono tutti errori individuali nostri, da un pallo laterale rimesso al fondo, un errore grossolano che ci penalizza in questo momento, è questa la situazione. Quindi dobbiamo stringere i denti, non ce la dobbiamo prendere con nessuno se non con noi stessi, dobbiamo lavorare e dobbiamo rimettere in piedi questa squadra che comunque è in grande difficoltà, boccheggiamo in mezzo al campo per quanto riguarda gli infortuni. Non è che puoi regalare 6, 10, 11 giocatori, questo è la musica, non è che sono uguali alla stessa maniera senza gli strumenti. Quindi